Marco Urso, in arte Marcart, pittore favarese. Parlaci un po' di te e delle tue opere. Ma la mia opera nasce facendo l'arte, io ero un pianista del Conservatorio di Palermo. Dopo la mia crisi di una brutta apnea cerebrale nel 2006, stronca la vita, mi hanno chiesto di chiamarmi Marcarti, un altro mondo. Da lì ho cominciato a dipingere e la mia vita è notevolmente cambiata da un percorso che sono stato collezionato da una grande marchese, Maria Annibali Baldisseri. Da questo percorso ho conosciuto il professore Vittorio Sgarbi, che mi porta a Favignana, Artisti di Sicilia, la Pinacoteca 12. Da lì ho realizzato un'opera molto importante, si chiama Uscire fuori da un tunnel depressivo. Quell'opera ha fatto diversi percorsi, Favignana, Palermo, Catania, e da lì ho cominciato a percorrere la mia arte, dove oggi Marcarti porta un progetto di vita chiamato Ai Grandi Fiumi Giordani. I Grandi Fiumi Giordani, dove io ogni notte riesco a vedere questo mondo e lo trasmetto su una tela. Quella tela si esprime i grandi fiumi, i grandi percorsi spirituali. Quindi l'arte, tra virgolette, è una comunicazione di esprimersi. L'arte non è arredare una parete, ma l'arte è comunicare attraverso una parete. Per te l'arte è vita, Certo, esigenza di l'arte è vita, dicevi. comunicazione, vita, l'arte ti dà compagnia, l'arte ti può aiutare in un momento triste, dove un amico non ti può rendere felice, ma l'opera d'arte sì. La tua opera, Uscire dal tunnel della depressione, forse rappresenta questo? È stata quotata dal professor Sgarbi oltre 45.000 euro. Sì, Sì. perché quell'opera di Vittorio è stata una compilazione per Vittorio insieme a Franco Battiato, il cantante che ha fatto la canzone attraverso il dipinto La cura, e il professore Sgarbi ha fatto La cura e la depressione. Quindi, e quell'opera è stata proprio messa nel padiglione accanto a Franco Battiato, a Favignana. Quindi quell'opera è molto consistente. Adesso quell'opera si troverà prossimamente il 5 settembre al Museo Risso, a Palermo, Belmonte Risso, dove stiamo portando tutte le collezioni dei privati, opere mie, e questa mia che è di proprietà mia, questa di Vittorio Sgarbi. Perfetto, ti ringrazio tanto Marco. Grazie. È tutto per Messina 7.